Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua per un altro haul Shein, piccolo piccolo perché non sono tantissime cose, però so che anche a voi piace Shein tanto quanto a me, quindi ci tenevo a mostrarvi queste poche cosine perché magari trovate qualcosa che vi piace e vi fa piacere acquistarlo. Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciarmi un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Tanto, come vi ricordo, per voi è tutto gratuito, ma mi aiutate semplicemente a sostenere il canale. Premessa, non vi farò vedere i capi indossati, vi lascerò tutti i link qua sotto giù in info box, così che se vi interessa qualcosa, la vestibilità, lo volete acquistare, il prezzo e quant'altro, voi cliccate e vi si apre la pagina con tutte le informazioni. Mi devo ricordare di guardare lì e di non guardare dritta perché altrimenti a voi risulta che non guardo dritta ma che guardo da qualche parte. Quindi mi concentrerò a guardare lì, ma iniziamo subito. Primo articolo. Guardiamo, guardiamo, guardiamo. Mi sposto così ve le mostro di lato. Come prima cosa, ok, ho preso questa camicetta. Maniche lunghe perché siamo in autunno e quindi ormai andiamo di maniche lunghe, anche se io sono a maniche corte, ma ero al lavoro. E leggera, penso sia boh, poliestere 100% rayon. Ok, mi è piaciuta innanzitutto la fantasia, questo verde con un pizzico di marrone, ora non so come voi la vediate, e questi pois, non troppo pois, color panna, non sono bianchi. Ma quello che mi piaceva era queste due balsine. Ecco qua. Nulla, leggera, carina. Mi è subito piaciuta, poi sappiamo che le cose su Shein costano veramente poco, quindi ottimo, ottimo, bello. Poi io con questo materiale mi ci trovo bene, non mi fa sudare, non mi dà noia, quindi va benissimo. Ho fatto questo ordine principalmente per la cosina che vi mostro adesso, poi per arrivare alle spese di spedizione gratuite. Ho aggiunto appunto altre cosine. Allora, ta-da-da-da! Ho fatto l'ordine per avere finalmente anch'io la ring light. Penso che tutti la conosciate. Se non sapete cos'è, è semplicemente questa lampada. Quindi ring, anello, light perché emette luce, per fare video, per migliorare la qualità dei video sotto un punto di vista appunto di luci. Ho voluto prendere questa costava 8 euro, poi ovviamente l'ho pagata di meno perché con coupon e punti. Ci sono diversi modelli, più grandi, più piccoli, accessoriati, meno accessoriati. Ho voluto prendere questo perché vi fornisce questo cavalletto che potete metterlo a questa misura piccolina oppure a quella più alta e poi in dotazione vi dà proprio il gancetto per attaccare il telefono. E questo appunto d'ora in avanti quando farò i video. La utilizzerò così vediamo se la luce migliora, però poi sarete voi a dirmelo, ecco. 72 LED. Speriamo funzioni, speriamo che faccia il suo lavoro e nulla, speriamo in bene anche perché per 8 euro. E questa è la luce, quindi abbiamo la luce, eccola qua. Questa. Ora no, si deve attaccare per accenderla, si è scarica. Ecco qua. E poi in dotazione vi danno, aspettate che tiro tutto fuori, tanto che ci sono. Poi in dotazione appunto vi danno il cavalletto, eccolo qua, che è uguale a quello che io sto utilizzando adesso. E poi
gli attrezzi, però quasi quasi io questo qua lo posso tenere di scorta, utilizzo quello che utilizzo abitualmente, così se poi mi si dovesse rompere ho quest'altro di scorta. Per farla funzionare dovete collegarla a una presa USB che io ho di fianco, quindi io direi di, se non vi annoiate, direi di provarla subito, più che altro per vedere se funziona. Ora, anche se non vi voglio accecare, allora la mettiamo qua. Mi sarebbe piaciuta, ho visto che ci sono anche quelle con il telecomando, però non importa. Quindi qua si è accesa la lucina perché sta caricando. Ok, ora io non vi voglio accecare, però insomma devo dire che funziona. Facciamo subito la prova. Ok, direi che la qualità del video si vede, guardate, senza luce, con la luce. Quindi direi che ho fatto un ottimo acquisto. Poi qui potete aumentare, ve la lascio qua in basso perché sennò vi acceca, aumentare l'intensità oppure la potete diminuire. Questo invece cos'è? Ah, oppure potete fare luce calda, luce fredda, vedete? Wow, che figata, mi piace tantissimo. L'unica cosa devo capire, io la lascio un po' in carica, però non capisco se funziona solamente tenendola sotto carica. Qua ovviamente non c'è scritto nulla, quindi ora la tengo un po' sotto carica e vediamo come, cioè, se posso utilizzarla anche senza tenerla appunto sempre in carica. Poi cosa ho voluto prendere? Ho voluto prendere questi affarini qui, penso che li conosciate, sono semplicemente, ora io non vorrei chiamarli taglierini, qui li chiama High Brown Razor, come si chiamano? Tipo delle lamette, ecco, delle lamette per le sopracciglia, vedete? Semplicemente andate a togliere i peletti che stanno qua sopra, qua in mezzo, con queste, magari non volete fare la pinzetta, non volete fare la ceretta perché magari non avete tempo, passate queste, siete a posto. Io però qua sotto non la farò e nemmeno qua in mezzo, la farò semplicemente per togliere la peluria qua sopra. Ero curiosa di provarle, costavano pochissimo, tipo due pezzi 75 centesimi, quindi le ho prese subito. Poi ho preso questo set di... sono 2, 4, 6, 8 orecchini, quindi sono 4 paia di orecchini, non per me, ma sto già iniziando a guardare per i regali di Natale e questo volevo farlo come regalino, non dico a chi, e quindi questo. Ecco qua, li ho trovati molto carini, tanto per il colore lilla, poi tutte farfalline, fiori, molto molto carino, ecco, per una bambina, non per una persona adulta, però secondo me per una bambina sono molto sfiziosi. Come faccio a sapere, per esempio, che non avrà allergie? Io ho tutta la pelle delicata, l'ho tutta delicata, io utilizzo orecchini Shein, non mi danno fastidio, quindi penso siano proprio nickel free o comunque non danno fastidio, ecco, quindi questi. Poi questo, che non mi ricordo assolutamente cosa sia, quindi guardiamo insieme. Ah, ok, ci sono. Ho voluto prendere questa, perché non ho camicie bianche, ho voluto prendere una camicia bianca classica, quindi abbiamo il colletto, abbiamo la manica con il pulsino e i bottoni, abbiamo i bottoni davanti e poi scende giù... giù classica, la vedo un po' trasparente, però vabbè, poco importa, ma questo è, infatti l'ho voluta prendere perché è 100% cotone, quindi anche come materiale direi ottimo, stra ottimo. Ecco qua, ho i bottoncini così, tipo legnetto, ecco qua. Ottimo, mi interessava appunto che fosse cotone perché magari anche se la voglio mettere in una serata estiva non sento caldo.
nulla, per questo video è tutto, spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!